Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Bentornati in realtà, ragazzi. Non so perché ogni volta dico benvenuti, perché boh, ormai faccio video da 3 anni quasi, ma vabbè. Oggi, ragazzi miei, torniamo finalmente ai video estivi, visto che ormai si sta avvicinando l'estate. Tra l'altro, scrivetemi nei commenti come va a scuola. Ce la farete quest'anno? Non ce la farete? Dovete recuperare delle materie? Ci andrete fino all'ultimo? Vi siete già ritirati? Fatemi sapere un attimino, un po', perché sono curioso. Oggi, ragazzi, torniamo con gli scivoli acquatici, che sono video che so che vi piacciono tantissimo. Quindi non perdiamo tempo, lasciate mi piace subito, mi raccomando, che c'è caldo. Quindi like per farmi sentire più fresco. Immaginatevi che il vostro like è un ventilatore per me. Mi raccomando. Ragazzi, ovviamente immagino che anche voi siete d'accordo con me sul fatto che ieri abbiamo visto un video di famiglia su Ricata, ma già Gufo Saggio ci stava iniziando a mancare. E proprio per questo ci andiamo a guardare oggi 10 scivoli d'acqua spaventosi. Secondo lui, chiaramente, mo saranno tutti fake probabilmente, ma vabbè, ci divertiamo anche per questo. E ovviamente, ragazzi, ci andremo a vedere poi anche il video della copertina. Lasciatemi piace, mi raccomando. Andiamo. Ehi, benvenuto ad un nuovo video. Oggi è un parco acquatico, proprio lui è... ok. Chi è che non ama gli scivoli d'acqua? Tutti, dai, li amano tutti, dai. Anche, guarda, nonostante molti possano pensare che io abbia paura, ragazzi, se c'è una cosa che non mi fa paura sono gli scivoli. Non tutti, chiaramente, perché qualcuno mi fa paura, tipo quelli troppo rischiosi, però... Spero insomma. Che il prossimo estate... Eh? Tutti possiamo... Chi è... Ma come parla che non ama gli scivoli, ragazzi, d'acqua? Spero che il prossimo estate... Spero che il prossimo estate... Vabbè. Tutti possiamo tornare ai nostri parchi acquatici preferiti. L'avrà fatto, mi sa, durante il Covid, sto video. Alcuni non riescono neanche ad aspettare questo momento. E quindi vanno tipo adesso nei parchi acquatici abbandonati. Oggi abbiamo trovato 10 degli scivoli d'acqua più spaventosi al mondo. Facceli vedere. Controlla il video. Questi siete voi che mi state guardando il mio video in questo momento. Fino alla fine. Sei nuovo al canale? No. Iniziare il video. Numero 10. Vai. Il Kokiri Body Plunge è uno scivolo d'acqua che è stato costruito su un vulcano artificiale ad una... Madonna, ma questo mi pare che l'ho visto su TikTok, raga, è veramente rischioso. Altezza di 38 metri. Sì. Hai capito? 38 metri, ragazzi, cioè voi praticamente... Vi buttate dalla cima. Ci andreste mai? Io forse sì, dai, alla fine è uno scivolo. Che cosa vuoi che succeda? Trova al Volcano Bay Water Park degli Universal Studios in Orlando, Florida, okay. Negli Stati Uniti. In Florida si trova, questo madonna. Questo parco acquatico è stato... È altissimo, raga, aiuto. È stato aperto per la prima volta il 25 maggio del 2017. Ah, quindi è abbastanza recente, dai, nuovo. Quando entri al parco ti viene dato un braccialetto chiamato il Tapu Tapu. È figo. Ti permette di andare sulle tue giostre preferite e anche di inserirti in una fila virtuale. Bellissimo, raga, mi che piace. Significa che puoi fare altre attività e il Tapu Tapu ti farà sapere quando è il tuo turno. Non ci credo, cioè, quindi praticamente tu puoi andare nell'insegna, diciamo, di questo scivolo, scannerizzare, diciamo, col bracciale e tu è come se ti mettessi in fila. Come se tipo prendessi il numero in salumeria al supermercato, però invece di aspettare qua tipo come negli acquapark scrausissimi, diciamo, della Sicilia, quelli in cui vado io, praticamente tu puoi continuare, diciamo, nel... a farti gli altri scivoli. Che poi, vabbè, raga, ora questo qua praticamente è letteralmente abnorme. Quello in cui vado io è tipo grande quanto questo qua sotto di me, praticamente. Perché, cioè, questo è gigantesco, letteralmente sono tipo 10 acquapark. Hanno meno di 3 scivoli d'acqua e il più spaventoso è il Kokiri Body Plunge. Bellissimo. In una cabina, ad un certo punto, il pavimento scompare. Madonna. E scendi ad una velocità incredibile. Madonna. Non lo so se lo farei, forse sì, dai. Tanto secondo me, raga, io con gli scivoli all'inizio, vi dico questa cosa, avevo sempre, ma sempre paura. Quando li ho fatti, dopo la prima volta, ho detto no, devo farli sempre, sono troppo belli. Quindi, raga, ogni tanto, cioè, non abbiate paura, sono belli, fateli. Numero 9. Vai. L'acqua park Reda è un grande parco acquatico al chiuso che si trova a Reda. Al chiuso, non ci sono mai stato. Una figo. Piccola città in Polonia. È stato aperto per la prima volta a luglio 2016. Lo scivolo d'acqua chiamato... È figo. L'acqua spinner è stato il primo scivolo d'acqua... Cioè gira? ...in Europa a essere rotante. Nella... Assurdo. Nella primavera 2018 è stato aggiunto un altro scivolo d'acqua che è stato inserito per la prima volta nel parco acquatico di Chimelong in... Cioè roteante? In Guangzhou, Cina.
ma non bisogna andare più laggiù per poterlo provare. Eh no, perché mo c'è quello in Bologna. Visto che ora si trova anche a Reda, questo scivolo finisce in un tunnel trasparente. Che figa! Oddio, ci sono gli squali sopra, non è vero? Dove ti trovi circondato da veri squali con la testa nera. Veri squali! Trovi troppo spaventoso questo scivolo, il parco offre comunque altre attrazioni, tra... Non lo so se lo farei, raga, sinceramente. Qui una piscina con le onde, un fiume dove rilassarsi e anche una piscina di 2,2 metri con delle finestre trasparenti con cui puoi vedere gli squali. Non lo so, sinceramente, un po' d'ansia me lo mette, sinceramente. Cioè, raga, dovrei praticamente, cioè, voi finite lo scivolo, arrivate alla fine, ci sono degli squali sopra di voi veri. Non lo so, voi lo fareste, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti, io un po' di paura ce l'avrei, eh. Vediamo il numero 8. L'Escape Theme Park si trova nell'isola della Malesia di Penang e qui... Madonna, quanto è grande questo scivolo. Trovi il più lungo scivolo d'acqua al mondo. Ah, ecco, lo infatti. Lo scivolo d'acqua è in... Madonna, grande quanto una foresta. Ad un'altezza di 70 metri ed è lungo ben 1 km e 140 metri. Un chilometro! È stato aperto per la prima volta a settembre del 2019 ed è stato anche iscritto al Guinness. Ah, il world record gli hanno dato, mannaggia! Animati, durante la giostra puoi vedere attorno a te le foreste pluviali e dura tra... Ho capito, un chilometro! E 3-4 minuti, secondo... Cioè, 4 minuti di scivolo, non da noi! Il proprietario del parco non era sua intenzione rompere il record, ma ne è comunque felice. Ah, ok. Infatti, l'idea era quella di creare uno scivolo d'acqua che durava diversi minuti, visto che la maggior parte finiscono subito. È vero, durano pochissimo. Il costruire attorno alla foresta è stato piuttosto difficile. Però è stata anche un'idea super geniale, secondo me. Cioè, tu letteralmente ti guardi tutta la foresta mentre fai lo scivolo. Ma hanno deciso di non utilizzare delle grosse macchine. Il tutto è stato installato manualmente in 8 mesi, così che la natura potesse essere conservata. Stiamo attenti però, perché se poi qualcuno ci crepa... Numero 7. Vai! L'Aqua Loop è uno scivolo d'acqua che non potevo certo dimenticare su questa lista. Sia mai, ci sono tu. Diversi eventi... Madò, bellissimo, super colorato! Aqua Loop nel mondo, e alcuni di loro si trovano in Messico. Ci sono diversi eventi Aqua Loop nel mondo, okay. E alcuni di loro si trovano in Messico, Germania, India e America. Ok, quindi quello più vicino a noi sarebbe quello in Germania. Trovi all'interno di una cabina... E dopo un po' il pavimento scompare sotto i tuoi piedi. Madonna. E arrivi a certe velocità che ti portano quasi a scendere in verticale. L'intenzione è di arrivare ad un giro verticale, ma qualche volta non riesci neanche a farlo e potresti rimanere incastrato. Oddio. In quel caso scivoli all'indietro, il che può essere piuttosto spaventoso se Direi. Non lo sai. Fortunatamente c'è una botola che ti permette di uscire, ma penso che questo scivolo non è consigliato per le persone che soffrono di claustrofobia. Non lo so, io un po' di paura ce l'avrei, non lo so. Scivolo dura solamente 7 secondi. Allora ragazzi, se volete uno spoiler, questo ve lo faccio per i ragazzi della Sicilia. Io solitamente l'acquapark, diciamo, in cui vado solitamente io è Conte Sommatino, che sarebbe appunto in Sicilia. Non so chi di voi c'è mai stato, non so chi di voi ci va, però c'è una probabilità abbastanza grande che io quest'anno ci rivada di nuovo ad agosto. Quindi nel caso ve lo dico su Instagram, seguitemi su Instagram, ci vedremo lì. Lo scivolo dura solamente 7 secondi e la... Ah vabbè, dai. La velocità massima è di ben 60 km/h. 7 secondi manco te ne accorgi, scusami. Che claustrofobia, chiudi gli occhi, cioè hai finito. Se proprio te lo vuoi fare, lo fai. Cioè, ma... Fammelo. Ma sì, dai, 7 secondi, sì. Manca il tempo che scendo, faccio così. Basta, fatto. Bene nei commenti. Pensavo, dico già un minuto. In quel caso ti avrei detto, vai, ci penso. 7 secondi, raga, non lo so. Cioè. Numero 6. Il Master Blaster è uno scivolo d'acqua che si trova a Schlitterbahn, un parco nello stato americano del Texas. Questa giostra è stata aperta per la prima volta nel 1996. E la madò. Ed è alta 6 piani e lunga 300 metri. Madonna. Master Blaster è stato votato per diverse volte come la migliore attrazione acquatica degli Stati Uniti. E è sicuramente da consigliare. Ah, che si fa col gommone. Se ti piace l'azione, ad un'altezza di... Significa combatti là dentro. 21 metri, ti trovi all'interno di una barca gonfiabile che può mantenere dall'uno alle due persone. Quando scivoli, l'acqua inizia subito a spingersi verso l'alto. Questa giostra è piuttosto intensa. E... Ma sì, dai, questa la farei col gommone, poi sei bello tranquillo. C'è di solito anche tantissima fila.
La giostra ti permette di salire e scendere diverse volte. È figo. Quindi non è sicuramente per i deboli di cuore. Ma sì, dai ragazzi, scivoli d'acqua si fanno, dai. Cioè veramente è l'unica cosa di cui io non ho paura, giuro. Uno scivolo troppo spaventoso, non ti preoccupare, perché ci sono diverse attrazioni e scivoli che puoi provare. Mi fa piacere il fatto che tipo lui tipo è come se sponsorizzasse gli acquapark, no? Cioè vi dice, allora io vi presento lo scivolo, però se voi ci avete paura non vi preoccupate, andateci comunque all'acquapark che ci sono anche delle cose normali, no? Mi fa molto ridere questa cosa. Numero 5. Dubero, ovviamente. Come fa a capire il nome? Ok, questo secondo me fa un po' paura. Prossimo scivolo è piuttosto pazzo, oppure insane. Insane. Ah no? Mantiene il suo nome perché è uno degli sci... Ok, questo è simile praticamente al famoso kamikaze, che è quello bianco che io faccio appunto a sommatino. Però ovviamente è molto più basso di questo. I voli d'acqua più terrificanti del mondo. Madonna. E si trova vicino. Ci sono le transenne, ci sono. Cima Beach Park, un parco in Brasile acquatico brasiliano, ed un resort nel municipato di Aquiraz, a sud di Fortaleza. Insano, okay. È stato costruito nel 1989. Madonna, raga, ma vedi la città. Ed è entrato nel Guinness dei primati come lo sci. Che figata, ci vorrei troppo andare. Cioè, esiste un museo del Guinness dei primati. Praticamente in questo museo tu vedi tutti i world record. Bellissimo, raga, ci vorrei troppo andare. Immagino sia in America, però che figata. Il volo più veloce del mondo, con una velocità di ben 105 km orari. Madonna, voli, sì. Quando cioè... ti ritrovi a 41 metri di altezza, Madonna, riesci a vedere tutto il parco e anche... Che figata, raga, non lo so se lo farei. Un po' paura ce l'ho, c'è l'Atlantico. La giostra dura solamente 5 secondi. E devi assicurarti di mantenere le tue mani dietro alla tua testa. E anche perché sennò vai a finire praticamente tipo in una di ste case, secondo me. E le tue gambe incrociate. Madonna, che gigantesco, aiuto. Se sei un vero pazzo, devi provare assolutamente questo scivolo. Vedremo, forse un giorno lo proverò. Numero 4. Vai. Extreme è uno scivolo d'acqua che si trova nella città tedesca di Erding, dove... Oh, comunque in Germania c'hanno la passione per gli scivoli. Si trova il secondo complesso termale più grande di Europa. Questo okay. scivolo si trova ad un'altezza di 19 metri e si dice che abbia una velocità massima di 72 km orari. Vabbè, rispetto a quello di prima non è niente. È considerato piuttosto intenso e a quanto pare vai così veloce che qualche volta ti puoi fare anche un po' male. Nel 2012 è stato deciso che solamente gli uomini potevano partecipare. Ma come, scusi, ma cos'è sta roba? Ma come? Perché alcune donne avevano avuto dei problemi sul tu sai dove. Ah, sul sederino, per quello. Beh, un'altra cosa che posso aggiungere: se è stato fatto per la sicurezza delle ragazze, ok, spero sia solo per quello. È che il tunnel è scuro, il che può essere spaventoso per alcune persone. Se vuoi saltare questa giostra, ci sono anche diverse piscine termali e grazie, grazie. Anche alcuni scivoli, tra cui una con la realtà virtuale. Qui figo! Qui devi mettere gli occhialini della realtà virtuale, così da poter osservare un intero mondo nuovo mentre stai Bello. Scivolando. A proposito di realtà virtuale, ragazzi, l'avete visto il nuovo visore della Apple che costerà 4.000 euro? Io sono intenzionato a comprarlo quando uscirà. Direte voi, Xiao, sei pazzo? Sì, però secondo me è una figata, raga. Non so cosa ne pensate voi, non so se l'avete visto in giro su internet. Nel caso vi basta aprire TikTok che vi spunta almeno un video. Numero 3. Vai. Lo Shark Tank è una piscina che si trova al Golden Nugget Hotel e Casino okay. a Las Vegas ed è costato ben 30 milioni di dollari. Porca miseria. L'acquario è pieno di diverse creature marine. Che figata. Tra cui gli squali. Se cammini al terzo piano puoi raggiungere la piscina con lo scivolo. La parte spaventosa è che lo scivolo passa direttamente nell'acquario dove si trovano gli squali. La piscina è circondata di diverse bar, ristoranti, delle jacuzzi. Cioè praticamente lo scivolo è dentro un acquario con degli squali e tutto il resto. Ma oddio, se è sicuro forse lo farei, dai. Le sedie dove ti puoi rilassare. Ci sono anche diverse cascate dove puoi metterti lì sotto. E sul lato della piscina c'è anche un casinò. Lo che figo. Shark Tank. Non lo so, raga, un po' di paura ce l'avrei sinceramente a farmi uno scivolo con degli squali, eh. Però sai, per un video ci andrei. È completamente gratuito per gli ospiti dell'hotel. E beh, mi immagino di quanto costa l'hotel, è normale che è gratuito, costerà 700.000 euro a notte. Però, se non vuoi restare qui e vuoi solamente partecipare alla piscina, ti costa... Puoi farlo! All'incirca 25 euro. Ah, vabbè, dai, manco tanto, pensavo un sacco di soldi. Beh, 25 euro ci sta, dai, un prezzo medio, dai.
Ci sta. Numero 2. Ci sta. Ti piacciono le barche e il viaggiare? Mai fatto una crociera, ragazzi, voi? Allora devi salire su una nave da crociera. Le navi da crociera ti offrono delle vacanze incredibili e stanno diventando molto più popolari col passare degli anni. Tutti sanno la storia del Titanic. Sì, ma oggigiorno ci sono delle navi da crociera che hanno tutto ciò che puoi immaginare. Non capisco il paragone col Titanic, cosa c'entra? Tutti i tipi di attività, cinema, piscine e che figo, anche raga, degli scivoli d'acqua. Quanto sarebbe figo passare in uno scivolo su un lato di una nave da crociera? Sulla molto, nave direi, molto. Da crociera Norbe. Sì, perché se ci pensi, allora tu sei su una nave da crociera, fai uno scivolo che finirà in una piscina, ma tu sei su una nave che sta praticamente navigando sul mare. Quindi è un trip incredibile. E John Biss, troviamo qualcuno che si trova in una cabina dentro ad uno scivolo. Quando la persona scivola nel tubo non ha abbastanza velocità, quindi torna indietro, il che può essere piuttosto terrificante per alcune persone. Sì, abbastanza, persone. Direi. Per fortuna, anche in questo caso c'era una botola di emergenza, così che è potuto uscire. Ma immagina il non saperlo. Penso che potresti andare in panico. Sì, un po' il panico ti viene, secondo me, se tipo entri nello scivolo e non sei abbastanza veloce, quindi ti fa tornare indietro. Secondo me lì per lì ti viene la cosa di dire: oh mio Dio, rimarrò bloccato qui per sempre. Mo devo aspettare che arrivano i pompieri con l'elicottero che mi tirano fuori da qua. Vai, vediamo numero il primo uno. Posto. Kilimanjaro è il più alto scivolo d'acqua del mondo. Vabbè, il nome infatti prende il suo nome dal monte Kilimanjaro in Tanzania. È alto solamente 5.895 metri. Poco. Lo scivolo si trova ad un'altezza di 49,9 metri ed Mannaggia. È stato aperto per la prima volta nel 2002. Si trova al resort Deja das Águas Park, a circa 85 km sembra in Brasile, a nord-ovest di Rio de Janeiro in Brasile. Questo scivolo si dice che sia talmente spaventoso che circa una persona su tre cambia idea quando arriva lì sopra per farlo e torna indietro appena arriva in cima. Mannaggia. Eh beh, sì, diciamo che con sto panorama un po' la paura ti viene. La velocità massima Madonna. Che puoi raggiungere è di ben 95 km orari. Eh beh, non sono pochi, eh. Quindi, cioè, arrivi in acqua che sei un proiettile praticamente. Se ti butti male, ti devasti. Quindi questo è uno scivolo d'acqua solamente per veri pazzi. Perché sta pausa? In questo parco ci sono anche altre attrazioni. Come sempre. Una piscina con le onde, diverse piscine, un fiume Madonna. Per rilassarsi e altri scivoli. Come un fiume per rilassarsi? Il Kilimanjaro. Diverse piscine, un fiume per rilassarsi e altri scivoli. Ok. Il Kilimanjaro però è quello principale e probabilmente il motivo della visita di così tante persone. Beh, direi. Vorresti provare lo scivolo più spaventoso di questa lista? Probabilmente sni, soprattutto perché secondo me, allora non so quanto caldo fa in Brasile, spero tanto, però ragazzi, un'esperienza orribile che ogni volta faccio quando vado a Sommatino è che siccome le piscine ovviamente devono sempre cambiare con l'acqua, devono sempre cambiarla, quindi l'acqua non è mai calda anche d'estate, succede praticamente che quando tu vai qua sopra sulle scale per fare la fila, e ovviamente la fila è lunghissima, magari quando sei fermo qua a metà, che ovviamente gli scivoli sono già abbastanza alti, il freddo che viene nelle gambe, che ti iniziano a tremare tutte le ginocchia, è qualcosa di incredibile. Comunque ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Voi li fareste questi scivoli? Io sinceramente sì, dai, la maggior parte li farei. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se quest'anno andrete in qualche parco acquatico e spero di incontrarvi sempre se ci andrò a Sommatino. Vi mando un bacio, un cuoricino e noi ci vediamo come al solito al prossimo video di domani. Ciao a tutti.